Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, padre che sono le carissime, siamo radunati qui per celebrare questa santa Eucaristia, in occasione, come penso che sappiate, e così è in moltissime chiese e città d'Italia, della commemorazione della festa delle forze armate, guidata proprio e accaduta ieri, ma che viene celebrata liturgicamente e solennemente oggi, prima con questa cerimonia religiosa e poi, io lo farò presente, invito tutti ad esserlo, con la cerimonia, diciamo, civile dinanzi al monumento ai caduti. È un momento molto significativo, un momento di richiesta di grazia al Signore. Io durante la Santa Messa e tutti noi pregheremo, perché Dio conceda sempre la grazia a chi ha delle responsabilità di poter operare in vista sempre e soltanto del bene comune, con dedizione, con spirito di sacrificio e con senso di responsabilità. Vedete che la Sacra Scrittura, non nelle pagine che abbiamo ascoltato oggi, ma nel Libro della Sapienza, dice: chi sta in alto ha molti onori, ma c'ha anche molti oneri, quindi ha le spalle abbastanza caricate. Ecco, noi siamo sempre molto facili a puntare le dita, però io vi dico, nel mio piccolo, che sono un povero prete, è facile essere un povero laico, un povero prete, perché già un povero prete ha le spalle un pochino caricate di responsabilità, e se uno ha un pochino di coscienza, e certamente tutti questi nostri fratelli ce l'hanno, e non è uno senza scrupoli, avverte quando ha a diverso titolo e per gli ambiti di competenza propria, però le vite umane affidate alla propria responsabilità, e se le forze dell'ordine non fanno il loro lavoro, noi stiamo nei guai. Se gli amministratori combinano i guai, stiamo nei guai. E se chi sta in cura d'anima non fa bene il proprio lavoro, stiamo nei guai. E quindi diceva Sant'Agostino: con voi sono cristiano, ma per voi sono vescovo. Ecco, quindi loro sono credenti, o anche se non lo fossero, poi lo vedremo durante queste meditazioni, non è comunque possibile trovare in Gesù, ecco, sempre un modello di ispirazione che è universalmente riconosciuto, insomma, anche da chi non ha la fede di credere questo è il Figlio di Dio, perché lo stile che ha avuto nostro Signore è indubbiamente esemplare ed inattaccabile, diciamo così, anche dal più fieramente convinto tra i laici, perché nessuno gli può assolutamente dire niente di quello che ha operato e per lo stile con cui ha operato. Qual è la nostra funzione davanti a Dio e anche dentro questa comunità? C'è il ritornello del Salmo responsoriale che ci ha dato un input di riflessione: tieni vicino a te, Signore, nella pace. Voi sapete che, grazie a Dio, mutati contesti storici e culturali danno anche alle forze dell'ordine, hanno dato negli anni recenti degli impulsi nuovi e belli. Non è che le forze dell'ordine hanno il compito di fare la guerra, le forze dell'ordine hanno il compito di dare la pace, la sicurezza e l'ordine, che è quindi di evitare possibilmente le guerre, di ricorrere all'uso della forza quando è strettamente indispensabile, perché il bene della pace è universalmente riconosciuto ed è da perseguire. Questo non si improvvisa, questo si costruisce attraverso tante piccole cose, ecco, anzitutto imparando a valorizzarci reciprocamente. Io vi prego, adesso un anno che sto qui, io sto cercando di ispirarmi a questo modello. Se non ci dovessi riuscire, prego tutti voi di venire a dire: Don Leonardo, ecco, non fa come gli scribi e farisei, che bisogna dire fate quello che dicono, non fate quello che fanno. Quindi cerca di essere tu il primo a farlo. La pace si costruisce promuovendo la concordia, lo spirito di cooperazione, la valorizzazione del prossimo. San Francesco di Sales diceva: fa più bene una goccia di miele che un litro d'aceto. Non si costruiscono le cose stando a dire questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo sembra criticare. Capite? Anche dal punto di vista educativo, i più grandi pedagoghi cattolici, pensate a Don Bosco, ha detto: chi fa così non serve, non è che dici tu stai tutto il giorno a far così e poi quello cambia, ma peggiora. Lascia perdere le cose che non funzionano, tante cose che non funzionano si troveranno sempre. Ecco, non esistono gli amministratori perfetti, non esistono le vostre condizioni perfette, cioè Dio ce n'è uno solo. Ieri parlavo agli sposi, i matrimoni come vanno? Vanno
come vanno? Non si sposano un Dio e una dea, si sposano un uomo e una donna, due esseri imperfetti e limitati. Se tu passi la vita in tanto dito contro, ma chiunque ci vai vicino ci avrà un sacco di cose da dire. C'è un altro modo, che è anche un modo più bello di educare. Fare finta di non vedere tante cose che non vanno e cercare di vedere, di valorizzare le cose che vanno. Questo lo dice anche Santo Tommaso d'Aquino, cioè è più proficuo, d'accordo? È gratificare, valorizzare una cosa buona che è stata fatta, piuttosto che criticare 10 cose sbagliate che sono state fatte. Questo vale a tutti i livelli, nei rapporti interpersonali, familiari, politici, economici, governativi, ecclesiali, la stessa cosa. Sapete che gira una barzelletta su un'immagine su Facebook, dice il prete sbaglia sempre, perché se sta in chiesa prega troppo, se sta in mezzo alla gente non prega mai, se tutto l'altro lascia regalare le cose, perché ogni cosa, capite, a seconda di come la vedi, ecco. Sarebbe, questo richiede una grandissima ascesi, perché noi a volte abbiamo da poco celebrato la festa dei santi, cioè, chi saranno i santi? I santi saranno quelli che fanno un sacco di miracoli, saranno quelli che muovono un velo da terra, che stanno tutto il giorno a pregare, che fanno i grandi digiuni, ma i santi sono coloro che vivono, ci insegna Santa Madre Chiesa, la perfezione delle virtù cristiane, prima fra tutti c'è la carità, certo l'amore di Dio, ma anche l'amore nei confronti del prossimo. Gesù ha detto una cosa che tra quelli che devono essere riconosciuti, universalmente riconosciuti, chi non è d'accordo alzi la mano e poi si vada a confessare a Don Giovanni. Gesù ha detto, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Chi non è d'accordo, alzi la mano. Chi è che potrebbe essere riempito di critiche, di prove, eccetera, eccetera, a dire che a volte uno prende lo sconforto, no? Allora passiamo a qualche considerazione inerente a questo che viene dal Vangelo. Sapete che i farisei erano molto preoccupati di apparire e poco di essere, erano preoccupati di quello che pensavano le persone. Allora, è certo che quando una persona è una persona pubblica, deve tenere presente del fatto che è una persona pubblica, quindi una persona pubblica deve fare attenzione a come si presenta, è evidente. Però è molto importante, questo ve lo dico, come dire, quasi, non vorrei dire, in condizione di minorità francescana, d'accordo? Ve lo dico come un figlio nei confronti di un padre. La cosa fondamentale della nostra esistenza è che quando la sera andiamo a dormire, in quei momenti in cui la nostra coscienza è sola davanti a Dio, io posso dire, mi rimprovera qualcosa? No. Me ne hanno detto da tutti i colori, ho uscito sui giornali, mi hanno fatto critiche a destra e a sinistra? Sì, ma nel cuore io che cosa sento? Come ho agito? Come mi sono comportato? Ho fatto quello che realmente pensavo giusto? E proprio nel cuore, d'accordo, non perché mi sono impuntato su qualche cosa, ma perché ponderando, valutando di questa situazione, la cosa da farsi è questa. Ecco, quando la nostra coscienza non ci rimprovera nulla, andiamo avanti, non importa quello che gli altri pensano di noi, importa quello che Dio pensa di noi. Gesù dice ai farisei, tutte le opere che fanno le fanno per essere visti dagli uomini. A noi non ce ne importa niente, cioè, per carità, se gli uomini vedono qualcosa di buono che aggiuntivamente abbiamo fatto e ne traggono dei benefici, è chiaro che siamo contenti perché stiamo al servizio di uno degli altri. Ma allora già in vista di questo, non deve trattenerci il giudizio delle persone da fare la cosa giusta quando costasse qualche sacrificio. Noi abbiamo dietro al Santissimo Sacramento, che ho detto anche nell'omelia di ieri, il recentemente scoperto affresco di San Francesco. San Francesco diceva questa cosa. Io vorrei quasi chiudere questa considerazione per non appesantire troppo l'omelia e per lasciare questo bel pensiero. San Francesco diceva questo qui. Dice, guarda figlio mio, ricordati bene una cosa. Se tu stai facendo una cosa buona e tutta la gente, c'è tutto il mondo contro, te ne dicono veste e corna e te ne fanno tutti i colori, ti diffamano, ti calunniano, tutto quello che vuoi, ma quella cosa è buona e Dio ci mette la firma sotto, e ricordati che tu non lo, e al contrario, se tutti ti fanno applausi, encomi, lodi per una cosa che buona non è e agli occhi di Dio non è tale, ricordate che davanti a Dio il blef non si può non fare, davanti a Dio non si blef, Dio ci guarda fuori, è impossibile, nessuno è capace a fare una cosa di questo genere, davanti a Dio siamo completamente nudi, d'accordo, interiormente ed esteriormente.
Quindi se Dio non ce la mette la firma là sotto, tu ci puoi avere pure il padre. Da tanto bene, d'accordo, che dicesse bravo perché ha capito male, ma se non te lo dice Dio, sempre cattivo rimane. E chiudeva San Francesco, perché tanto ogni uomo vale quanto è agli occhi di Dio e nulla di più. E c'era un mio amico prete, un santo prete, e quando ogni tanto parlavo, sapete che si va incontro anche da prete, momenti un po' difficili, che mai critiche, incomprensioni, lui diceva sempre: non ha, state tranquilli, ricordati sempre una cosa: Dio è misericordioso, ma Dio è anche giusto, Dio giustizia la fa sempre, eh? In cielo la farà sempre. Voi sapete, siamo nel mese di novembre, dobbiamo pensarci a questo qui, eh? Voi sapete, quando moriamo ci presentiamo davanti a Dio e ce la vediamo in privato, tra me e Lui, quindi Lui prende atto di quello che è stato nella mia vita, ma soprattutto noi prendiamo atto di quello che è stata la nostra vita, e vediamo, e lì pure le balle non ce le possiamo raccontare, perché è la luce di Dio che ci investe, e vediamo tutto quello che abbiamo fatto per come è stato, come è fatto di fatto. Ma voi sapete che la giustizia universale, noi aspettiamo la risoluzione della carne, fate attenzione, questo ricordiamolo sempre, perché al giudizio universale quello che è successo sarà reso pubblico. Cioè, se io ho fatto tante cose buone, mi hanno dette queste corna, in questo mondo magari sono pure morto diffamato, io sono morto diffamato. Ma ci sarà un giorno in cui il nostro Signore dirà: che hai pensato tutto questo? Hai pensato questo, questo e questo? Guardate cosa ha fatto, e lo farà vedere davanti a tutti. E tutti quanti staranno lì con la testa piegata. E viceversa. Capito? Se qualcuno è morto tra gli applausi e gli striscioni, e non era certamente da applaudire, o da fargli i battimani, ci sarà un giorno in cui si vive. E sto prete diceva: ricordate che quindi giustizia a Dio dall'altra parte la fa sempre, la giustizia umana è limitata, la giustizia divina è infallibile. Però ricordate pure, e questo è vero, che qualche volta, quando lo ritiene opportuno, la fa pure sulla terra, cioè permette che una persona magari sia tartassata per quale tempo, dopodiché rovescia le cose e mostra la realtà dei fatti. Questo a noi ci dà un pochino più di soddisfazione, ma non sempre è possibile. L'importante è che agiamo di fronte a Lui e non abbiamo mai niente da vergognarci quando stiamo da soli con la nostra coscienza. Quando questo c'è, andiamo avanti, chiediamo al Signore la grazia e la forza di sostenerci nelle tribolazioni, che certamente non ci mancheranno. Io concludo esprimendo i miei ringraziamenti, sono diventato cittadino di Semoneta con molta gioia, quindi vi ringrazio per quello che fate, per una benedizione. Preghiamo il Signore perché la grazia ci assista, ciascuno delle proprie competenze, che possiamo compiere al meglio la nostra missione. E che Maria Santissima, ecco, che è madre di tutti coloro che hanno ricevuto da suo figlio una partecipazione all'autorità somma, sapete che l'autorità somma c'è il nostro Signore, che ci aiuti ad essere sempre all'altezza della nostra situazione, dei nostri compiti, a svolgere le nostre mansioni con spirito di dedizione, con umiltà a servizio del bene e per coloro che sono credenti, per la maggior gloria di Dio e il bene anche spirituale e profondo delle persone che il Signore ci ha affidato. Siano lodati Gesù e Maria.